from you takes time and pain. I don't even want to, so I'm getting high all week with... Ciao ragazzi, siamo qui oggi con una recensione di un mazzo di carte, le Red Knights. Così, queste qua sono le carte. Scatolina rossa, seconda edizione. Sul lato c'è scritto Ramsey, il simbolo. Dall'altra parte Madison, i due creatori. E sotto, vabbè, carte dell'Illusionist ovviamente. E questa è tutta la scatolina, diciamo, che è diversa dalla prima edizione, che è questa. Mentre la prima edizione aveva la scritta qua davanti con Madison Ramsey sempre sulla faccia della scatolina, nella seconda edizione non c'è questa scritta, c'è solo il simbolo, mentre invece è presente ai lati e sopra. La vecchia edizione non era in rilievo, mentre questa qua sì, ha tutte le forme in rilievo, sia davanti che dietro, sono in rilievo qua e qui no. Poi sulla parte superiore del mazzo, nella seconda edizione c'è la linguetta dorata, nella prima invece no, mentre dentro sono completamente identici. Tiriamo fuori il nostro mazzo. Scatolina, mettendo a parte, andiamo a vedere le carte. Due carte possono essere considerate pubblicità, ma non lo sono. E che cosa rappresentano queste carte? Sono predizioni fatte dai creatori, Ramsey e Madison. Qua c'è un 4 e qua c'è un 9. E qua c'è il simbolo di picche e qua c'è il simbolo di fiori. Quindi se noi vogliamo fare una predizione del 4 di picche, possiamo tranquillamente usare questa carta e viceversa con questa. A seguire troviamo tutto il mazzo con una sequenza particolare e i contorni delle carte rosse in nero, quindi rosso e nero, mentre invece quelle nere ovviamente dello stesso colore. Gli assi si presentano sempre come le altre carte: l'asso di cuori, l'asso di fiori, l'asso di quadri e l'asso di picche. L'asso di picche è molto complicato, pieno di dettagli. Le carte ovviamente sono stampate dalla United States Playing Card Company, come c'è scritto qui sotto, e il simbolo, che normalmente è di picche come questo qua, ha una forma molto particolare in questo mazzo. I jolly sono uguali a quelli della prima edizione e le facce, oltre al fatto dei colori, sono tutte standard, tranne i re, che hanno le facce ridisegnate. 1, 2, 3 e 4. I dorsi sono così e possono sembrare normali, infatti al primo impatto sembrano tutti uguali, mentre invece sono tutti diversi l'uno dall'altro e quindi sono carte segnate. Adesso andremo a vedere come. Se le guardiamo da questa parte sembrano tutte uguali, ma se facciamo attenzione possiamo notare che nell'angolo in alto a sinistra la croce, per esempio nei quadri, ha 4 punte come dovrebbe essere, poi nei cuori ne ha semplicemente 3, manca quella in cima, e via dicendo. Così si possono determinare i semi, e dall'altra parte del mazzo, se scorriamo al contrario, possiamo determinare il valore della carta. Per esempio, se andiamo a scorrere in questo modo, prendiamo una carta casuale come questa qua, la portiamo in cima e sappiamo che questo è un 10, esattamente un 10 di fiori, indicato dalla croce. Invece il 10 è indicato dalle due torrette che sono posizionate qua, e ogni carta è segnata in modo diverso, come per esempio il Jack di cuori, che è segnato in modo differente, tutte dalla prima all'ultima in questo modo. Altre grandi differenze non ce ne sono, l'unica cosa è come è stata fatta la scatolina, che nella seconda versione è un pochino più bella al tatto, mentre nella prima sembra di più cartoncino. Per questa recensione è tutto, spero di essere stato anche il più dettagliato possibile. Se è così, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e andate a vedere i miei ultimi video che vi lascio in fondo. Condividetelo anche dove volete, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Sometimes life gets fucked up.